c'era tutto il territorio canavesano, oggi a Ponte Canavese, per l'ultimo saluto a Simone Goglio, 19 anni, e Raffaele Antonucci, 22 anni, che hanno perso la vita nel grave incidente avvenuto nella notte di domenica scorsa, 11 febbraio, sulla 460 tra Ponte e Quarnier. Le due bare sono arrivate alla parrocchia di San Costanzo, dove sono stati celebrati i funerali, portati a spalle dagli amici, seguiti da un folto corteo di persone. Tantissima gente, nonostante la pioggia, anche sul piazzale della chiesa, ad accogliere due feretri, in un silenzio lacerante e allo stesso tempo toccante. Il parroco ha raggiunto le bare in fondo alla discesa per la benedizione, accompagnato dal sindaco Paolo Coppo, poi il triste corteo è risalito fino a raggiungere la parrocchia. Paese in lutto e bandiera mezz'asta, in rispetto ai due giovani la cui vita è stata stroncata troppo presto da una tragica fatalità.